Allora, intanto sulla figura di Craxi è indubbio che la storia sta facendo il suo corso. Un po' la presunzione di averla aiutata, però indubbiamente Craxi è stato uno dei padri del riformismo italiano, quindi le idee confuse non ce l'ho io, ce l'ha Renzi. Tanto Craxi era un democratico, quindi prima di prendere la decisione aveva convinzioni profonde, meditava bene, studiava a fondo i problemi, sentiva e risentiva tutti gli interlocutori del nostro sistema democratico, a partire dai parti sociali, e poi decideva. Fino adesso Renzi mi pare che le decisioni le abbia annunciate e non prese, e sembra anche che voglia prenderle da solo. Grazie, era un democratico. Non scherziamo. Questo libro racconta un grande dolore di un uomo che rivendica una vita con tutto il suo carico di errori spesa per il bene di questo paese. E Craxi non si capacita, non capisce perché viene trattato come un delinquente. Il fenomeno del finanziamento illegale ai partiti era conosciuto da tutti, era praticato da tutti. Perché un paese cattolico, cristiano, che fa dell'accoglienza uno dei suoi tratti caratteristici, non ha consentito a Craxi di curarsi nel suo paese? Certo, la corruzione non l'hanno inventata i magistrati, ma certo i magistrati la corruzione l'hanno usata per eliminare una parte politica di questo paese e salvarne un'altra. E sarebbe stato possibile salvarlo, sì, certo sarebbe stato possibile facendolo rientrare in Italia, ma di fatto a questo punto riscrivendo la storia, e qualcuno non aveva nessuna intenzione di rientrare.